Se Presidente Bottonero viene a Sabbia d'Oro al centro di nuovo dei grandi eventi musicali e non solo. Beh, dire che questo è un grande evento è addirittura sminuirlo. Penso che sia veramente un inizio di stagione col botto, perché portare Vasco a Lignano non solo per una data e quindi per un concerto zero, ma addirittura tenerlo nella nostra regione, in questa nostra località turistica, la più importante località turistica Friuli Venezia Giulia, per una settimana e per 20 giorni tutta l'organizzazione del suo tour estivo, penso sia stata veramente una grande vittoria di squadra di tutti coloro che hanno voluto questa iniziativa, quindi sicuramente dal Comune di Lignano, ma dall'AIPS, da noi della regione, insomma. Un concorso di volontà che ci portano a dire che sarà veramente un grande momento turistico da una parte, culturale, nel senso che la musica comunque è cultura, è positività e voglia di guardare al futuro, dall'altra. 1000 pernottamenti, ma ci saranno anche dei lavori nello stadio per renderlo più appetibile per altri grandi eventi. L'altro passaggio è proprio questo, che il Comune di Lignano decide di investire ancora in modo importante nel proprio stadio, quindi adegueranno la struttura, porteranno a una capienza complessiva per concerti attorno alle 20.000 persone e questo ci permette quindi di riprogrammare per il futuro anche un po' la presenza di eventi musicali in regione. Ha ricordato anche l'impiego di maestranze locali nel periodo di permanenza della squadra di Vasco. Soprattutto questo perché significa con gli organizzatori del Friuli Venezia Giulia, quindi i nostri, l'EPS, pensare ad avere anche tutta una serie di maestranze nostre nella costruzione del palco, le luci e quant'altro, quindi imprese della regione che contribuiscono a preparare questo tour, per noi è molto importante. E poi tutta la parte legata all'imprenditoria locale di Lignano, quindi dal ristoratore agli albergatori, un grandissimo indotto per una ventina di giorni, mi pare veramente una cosa molto molto buona. C'è Sindaco Meroi, come negli anni Ottanta, Lignano torna al centro dei grandi eventi musicali. Che cosa state preparando per ospitare Vasco Rossi, la sua band e tutto il gruppo, nutrito di persone che sarà con loro? Guarda, per noi è facile, non serve quasi neanche prepararci perché tutti gli operatori si sono resi disponibili dopo neanche un minuto che abbiamo accennato all'opportunità di avere. Quindi grande disponibilità da parte di tutti, sia a livello di accoglienza di camere, perché chiaramente saranno più di 1000 pernottamenti solo per chi viene a lavorare, senza considerare i fan che seguiranno l'evento. Per quanto riguarda invece proprio l'organizzazione dell'evento, lo stadio verrà messo a disposizione per più di 20 giorni per l'organizzatore, per preparare il palco, perché dovete considerare che il palco che viene montato è lo stesso che viene montato a Roma, cioè, o quello di San Siro dell'anno scorso, per capirci, per cui noi riusciamo a ospitare un palco che è pari solo ai maggiori stadi d'Italia. Detto questo, faremo qualche lavoro di adeguamento perché chiaramente il nostro è uno stadio sportivo soprattutto e avrà bisogno di un paio di perfezionamenti, ma niente di particolare, siamo pronti a fare qualsiasi cosa.